da un dettaglio inquietante si svela un quadro che vi sorprenderà. Ora la bocca spalancata racconterà i suoi segreti. Secrets. Urlo, denti sconnessi, strie di colore lavato via, quasi a cancellare le labbra. Uomo, bianco, anziano. Occhiali, infatti. Storti sul naso come dopo una zuffa. Niente capelli. Forse però un buffo cappello. Istituzionale. Un'autorità? Un soldato? Chi è quest'uomo? Niente cravatta, ma colletto chiuso fino all'ultimo bottone che assedia la pappagorgia. Ma non si vedono bottoni. Un costume? Niente bottoni fino alla pancia. Una veste violacea che si arresta a metà delle maniche. Da prete, da prelato, da alto prelato. Sedia gestatoria? Forse. Odore di vicario, odore di santità. Odore di papa? Verifico. La sedia gialla è istoriata, con decori gialli, dietro alla cortina di incertezza che questo pittore costruisce con le sue strie. Un velo di incertezza anche sulle mani bianche, decolorate, da vecchio. Serrate sulla sedia, forse. Una veste sulle ginocchia. È la raffigurazione di un personalissimo papa surreale. La massima autorità in una posa scomposta, angosciata, dolorosa. Perché? E perché, pittore, lasci tanto spazio intorno alla tua figura in un complicato intreccio di strutture gialle come satelliti impazziti? Cos'è che fa di un uomo un'autorità? L'autocontrollo. Qui c'è un uomo che si ribella al peso della sua autorità, che non ce la fa più. Urla, ma di nascosto, quando non sa che lo stiamo vedendo attraverso i veli. Questo pittore si immedesima nell'autorità che lui odia e sogna il suo crollo. Come tutti coloro che urlano, questa autorità disperata chiede aiuto. Egli è solo e non servirà a urlare. Nessuno lo sentirà, perché tutti lo sentiranno e faranno finta di nulla. Il potere è il luogo rarefatto della perfetta solitudine. Ecco cos'è quell'incastellatura gialla. Una gabbia che non permetterà a quest'uomo di fuggire. Già, dal potere non si fugge, non ci si dimette, perché dal potere non si guarisce. Il giorno dopo che lo si è perso si muore. Ti piace smascherare l'apocalisse nascosta nelle istituzioni, vero, Francis Bacon? Ma forse nei tuoi quadri oltraggiosi c'è uno sconfinato desiderio d'amore. Vorresti una società senza recite, senza ipocrisie. Sei un utopista, Francis. Anzi, un artista. Il potere è una malattia da cui non si guarisce? Con questa tua faccia deformata da una rabbia incontrollabile, ci hai quasi convinto.